Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Siamo in autunno, tra un mesetto e due comincia ad arrivare il freddo, quindi se avete come me degli agrumi in vaso, oltre a ripararli nella serra, converrebbe magari fare un minimo di pacciamatura al terreno, giusto per tenere al caldo le radici. Io qui, in questo video, volevo solo farvi vedere quattro tipi di pacciamatura assolutamente naturali, con materiale che più o meno tutti abbiamo in campagna. Partirei dalle foglie secche, che sono quelle che abbiamo tutti. Abbiamo poi l'erba tagliata, questa ha circa un mese, è stata all'aperto, quindi se è bella che è seccata, ha già fatto la sua fermentazione. Del cippato di legna che ho fatto io l'anno scorso, che ormai si è sminuzzato del tutto, e della paglia, e questa bisogna acquistarla perché, a meno che non la facciate voi, bisogna acquistarla. Adesso volevo farvi vedere un attimino proprio le operazioni semplici semplici per proteggere le radici delle piante. Vi faccio vedere questo vaso. Intanto vi faccio vedere i gattini perché quelli bianchi sono arrivati da pochi giorni. Se mi seguite su Instagram avrete visto sicuramente il loro arrivo a casa. Oggi grande giorno, abbiamo fatto un'adozione, era una cucciolata molto numerosa in un appartamento, non potevano star lì tutti i gattini, guardate. Sono fratello e sorella, tutti e due bianchi, guardate che belli. Allora, faccio vedere qua, vedete questo vaso? Questa pianta ha le radici fuori, alcune si sono. La terra si è un po' abbassata, però dovrò comunque poi coprire le radici per l'inverno. Questa è quella in cui avevo inserito le pillole, passatemi il termine, di aglio per gli afidi, non so se avete visto il video. E queste hanno ancora un po' di pacciamatura dell'anno scorso. Paglia. Io l'anno scorso ho usato soltanto la paglia. Volevo solo farvi vedere come ha resistito il terreno sotto dopo quasi un anno di pacciamatura. Questa paglia io non l'ho toccata, vedete che è compatta, ha fatto uno strato, ecco, e sotto il terreno è soffice, sfarinato. Guardate che bello. Adesso toglierò la pacciamatura perché nel frattempo ovviamente un po' di infestanti ci sono state, sono cresciute e farò la pacciamatura nuova con uno dei materiali che vi ho fatto vedere. Per i vasi piccoli, secondo me la cosa più semplice è mettere il cippato di legna. Si toglie quello vecchio. Poi su come proteggere le chiome e i vasi vi riporto il video che avevo fatto l'anno scorso col tessuto non tessuto. Io di solito metto 3-4 centimetri, non di più, così, e lui è a posto. L'utilità di utilizzare materiale naturale è anche perché loro, questo materiale piano piano rilascia un po' di sostanze organiche, quello che è rimasto nel terreno. Quindi apportiamo una duplice funzionalità. Questo che è grande, guardate come è educato quel gattino nella lettiera, la FAO. Bravo. Oh, mi piace così. Questo che è grande, metterei l'erba sfalcio. Questa l'ho tagliata con la barra falciante un mesetto fa circa, l'ho raccolta e l'ho conservata. A questo invece avevo già smosso la paglia perché cercavo quello che avevo sotterrato, ma non l'ho trovato. Quindi sopra quella, che è già bella smossa e bella sminuzzata, metterei delle foglie. Le foglie dovrebbero essere più secche possibili. In questo periodo tanto le abbiamo.
ecco qua, che è un po' quello che succede nel sottobosco, se voi ci pensate, quando si va a castagne c'è quel letto di foglie per terra, e quello fa anche da pacciamatura al terreno naturale ovviamente. Quello lo pulisco dopo, quello lì, giusto per farvi vedere questo, con la paglia. La paglia bisogna acquistarla, va, ogni balla di paglia costa dai 3-5 euro circa, dipende da dove si compra. Anche qui lascio uno strato di 3-4 cm. Ecco, questa, come avete visto dagli altri vasi, questa è capace che dura anche un anno e mezzo, però ogni tanto va cambiata, però la stagione la fa tutta, insomma. Se ne parla in primavera dopo un lavoro del genere. Volendo si possono usare anche degli inerti per fare pacciamatura, ma io d'inverno non la faccio con gli inerti, ovvero con i sassolini, con l'apillo vulcanico. Preferisco d'estate, è una cosa un pochino più fresca secondo me. Mantiene fresco il terreno, per carità, non fa crescere le infestanti, va bene, però preferisco il materiale naturale, quello che trovo qui in campagna, insomma. Era questo lo scopo del video, per farvi vedere un attimino che senza spendere soldi, a parte la paglia, tutto il resto, beh, un po' di cippato di legno, effettivamente se non avete il cippatore non lo potete fare, comunque per il resto le foglie e l'erba tagliata le abbiamo tutti. È stato un video molto veloce anche questo, molto semplice, spero che vi sia stato utile. Cosa fai tu? Mannaggia! Questi vasi poi vanno in serra fredda, che devo ancora costruire, quest'anno la rifaccio ex novo di legno e mi ci devo impegnare perché siamo già a metà ottobre. Bene, spero che questo video vi sia stato utile, vi abbia dato qualche idea con quello che abbiamo in casa per poter fare la pacciamatura invernale alle piante. Se mi volete scrivere nei commenti come fate voi, magari imparo qualcosa. Vi ringrazio per essere stati con me, se vi è piaciuto il video potete mettere un like, ve ne sono grato, se non vi è piaciuto mettete anche il pollice in giù, non importa, almeno capisco. Grazie per essere stati con me anche oggi e vi auguro una buona giornata.